con la Pesce di Martino, di nuovo insieme, di nuovo qui per presentare il vostro nuovo lavoro, il nuovo album che esce il 3 novembre ed è Lux Eterna Beach. Che disco è? È un disco molto libero. Ci siamo presi una libertà massima sia in fase di scrittura che in fase di produzione, che di arrangiamento. È un disco molto variegato. Ha dei tratti quasi prog, ci sono dei brani anche che rompono un po' la forma canzone, con delle tracce anche di 6 minuti e mezzo, oppure delle svisate con i sitar, insomma ci siamo divertiti tantissimo a farlo e siamo molto, molto felici perché pensiamo sia sia più organico anche rispetto alle cose che abbiamo fatto in passato, a più coerente anche da un punto di vista sonoro, insomma siamo... Sì, libero, sicuramente libero, rispecchia tanto quello che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, quindi c'è tanto di noi anche da un punto di vista testuale, come al solito ci sono tanti testi su cui abbiamo ragionato, noi diciamo sempre, no, che... Una cosa che facciamo spesso è ragionare su ogni singola parola, perché ogni parola in una canzone può cambiare l'equilibrio, può portarla da una parte oppure da un'altra, per cui è un disco molto ragionato ma nello stesso tempo anche molto istintivo. Voi continuate a lavorare insieme, la vostra era nata come una... la vostra collaborazione come un esperimento all'inizio, eravate due artisti autonomi, ognuno con la sua carriera. Avete cominciato con un primo esperimento che è diventato poi un album, poi insomma è diventato anche un film peraltro di recente, adesso un altro album, in due è sempre meglio che da soli, quindi ormai? In realtà, guarda, non ci precludiamo nulla, cioè nel senso l'idea di fare cose insieme deriva dal fatto che in questo momento ci troviamo a fare delle cose insieme piacevolmente, però non escludiamo che tra un anno potremmo fare ognuno di nuovo, tornare ognuno alla propria carriera. Cioè il nostro rapporto non è basato su un contratto, è basato più sulla tranquillità di fare le cose che ci piacciono e ci divertono. Per questo continuate a essere con la Pesce di Martino e non Pinco Pallo. Non lo so. Esatto. Il 23 novembre parte anche il vostro nuovo tour, porterete immagino anche il disco nuovo in tour. Assolutamente sì, parte il 23 da Bologna, 23 novembre, abbiamo una bellissima formazione che abbiamo, sono praticamente dei nostri amici, perché avevamo questa voglia anche di sentirci a casa sul palco e quindi abbiamo coinvolto persone che già... in qualche modo hanno a che fare con le nostre carriere da molti anni, o come per esempio Giordano Colombo che suona la batteria, che ha anche prodotto il disco insieme a noi, a Federico Nardelli, c'è Adele Altro con cui io collaboro ormai da vari anni e poi ha fatto anche il nostro scorso tour, insomma siamo una bella combriccola, saremo in 7. E non vediamo l'ora di finalmente di liberare questo disco anche dal vivo. Poi perché... faccio il club, che è un luogo che per noi è stato sempre un luogo dove ci siamo formati, dove abbiamo formato le nostre carriere anche da solisti, quindi fare il club insieme per la prima volta è sicuramente una cosa che ci piace, forse la cosa che ci dove esprimeremo più libertà e più tranquillità. L'ultima domanda è su Sanremo, nel senso che per voi è stato, diciamo, la porta che vi ha dato la popolarità, forse quella del grande pubblico. Cosa vi rimane, cosa rappresenta per Con la Pesce di Martino come coppia artistica Sanremo? Beh, è stato sicuramente uno spartiacque a un certo punto, perché I Mortali, il nostro primo disco, già è uscito in piena pandemia, e quindi la partecipazione al primo Sanremo, tra l'altro un Sanremo un po' atipico sui generi, perché non c'era il pubblico, eravamo zona rossa, quindi c'erano i palloncini, ci ha ridato nuova vita anche ai Mortali, che era il disco che avevamo pubblicato qualche mese prima,
E il primo tour l'abbiamo fatto comunque con i posti a sedere, con il distanziamento. Il secondo Sanremo già ovviamente è stata un'altra cosa perché eravamo più liberi. E adesso per la prima volta, come diceva Antonio, facciamo i club perché noi non abbiamo mai fatto un vero tour. Fuori dalle normative Covid, quindi non vediamo l'ora. Sì, e questa è forse la nei club che poi si misura. Rispetto a Sanremo, Sanremo è attualmente l'unica manifestazione musicale che dà, diciamo, che può dare una svolta a un artista e a noi ci ha aiutato tanto, però la cosa che ci piace, ne parliamo spesso, è che tanta gente a cui è arrivata, per esempio, musica leggerissima, Splash, a cui è arrivata all'inizio come qualcosa di leggero, poi a un certo punto ne ha tratto un significato. E quindi anche la nostra, diciamo, essenza poi di cantautori, di autori di canzoni, ne ha giovato. Cioè l'idea è che comunque abbiamo scritto delle cose a cui le persone sono affezionate, a prescindere dal fatto di essere una musica gradevole. Quindi è stato un Sanremo, entrambi Sanremi importanti per noi, con due canzoni molto importanti. Grazie, appuntamento il 3 novembre con Lux Eterna Beach, il 23 novembre con il vostro tour. Grazie mille. Grazie. Grazie.